Il magistrato Rosa Volpe è stata nominata procuratore generale di Salerno, un ruolo vacante dopo il pensionamento di Leonida Primicerio. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha votato per lei con un esito che segna un momento storico. È la prima donna ad occupare questo prestigioso incarico a Salerno. La carriera di Rosa Volpe è caratterizzata da un'illustre esperienza e da un acume investigativo che l'ha contraddistinta negli anni trascorsi presso la Procura di Napoli. Quale vicaria e coordinatrice della DDA di Napoli ha svolto un ruolo cruciale in momenti critici, gestendo l'ufficio anche dopo la nomina del collega Giovanni Melillo a capo della Direzione Nazionale Antimafia fino all'arrivo di Nicola Gratteri. Uno degli esempi più significativi della sua determinazione e carriera è stato il caso dell'omicidio di Angelo Vassallo. Dopo un iniziale intoppo nelle indagini, Rosa Volpe ha preso in mano il fascicolo, recandosi addirittura in Sud America per interrogare l'unico indagato, il brasiliano Bruno Umberto Damiani, riuscendo così a dipanare le complessità del caso. Una nomina che arriva tra l'altro poche ore prima da una svolta importante in merito proprio all'omicidio del sindaco Angelo Vassallo. E poi da sostituto procuratore a Salerno portò a termine il caso di Elisa Claps, la studentessa sedicenne di Potenza, scomparsa nel 1993. I suoi resti mummificati furono rinvenuti il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità nel capoluogo lucano. Questa indagine fu condotta con determinazione, con l'obiettivo di fare chiarezza ed ottenere giustizia per una vittima di femminicidio, ed insieme al collega Luigi D'Alessio fu il primo magistrato ad accedere al sottotetto della cattedrale di Potenza per raccogliere tutti i dati necessari ad incastrare definitivamente Danilo Restivo, chiedendo la sua estradizione dall'Inghilterra per farlo rispondere delle sue responsabilità. Ma l'impegno di Rosa Volpe non si è limitato ai casi di omicidio, è stato anche al centro di inchieste riguardanti la pratica degli aborti d'oro, smantellando una rete di medici che operavano al di fuori della legge, e ha preso parte attiva in operazioni che hanno interrotto la guerra di Camorra tra i gruppi Stellato e quelli di Via Irno, portando alla luce attività di racket e traffico di droga.